Se uno va a vedere, è uno scenario, questo è una malattia mieloproliferativa, in cui il paziente deve essere informato. Quello che può fare AIM in questa giornata è dire quali sono stati i progressi della ricerca, ma vogliamo pure sensibilizzare i cittadini intanto sull'importanza di sostenere la ricerca nel campo dei tumori del sangue, perché serve a tutti i tumori del sangue. Nel campo delle malattie mieloproliferative, far capire al paziente, ai familiari e a tutti i nostri concittadini che queste sono malattie subdole che però necessitano di essere diagnosticate, trovando il modo che non sia solo l'occasionale perché mi vado a fare il check-up. La maggior parte dei pazienti va a fare il check-up o chiamano, o guarda che c'hai 800.000 piastrine, oppure c'hai l'ematocrito che invece di essere sotto il 45% è 58%, come i corridori che fanno l'eritropoietina e scalano le montagne. Il rischio di trombosi è forte qui, quindi allora cominciamo i salassi, cominciamo le terapie, è importante saperlo, ma grazie a Dio quelli hanno una prospettiva di vita buona. Il problema reale oggi è la mielofibrosi, perché è una malattia strana che ancora non si capisce perché porta a questa fibrosi midollare, però si è visto che questi farmaci intelligenti che vanno a bersagliare quei bersagli molecolari sono in grado di ridurre la milizia, ridurre i sintomi e anche ultimamente si è visto ridurre un po' la fibrosi midollare. Però alla fine uno dice: ma guarisco? Oggi la risposta è no. Quindi se tu sei in condizioni di sopportare un trapianto, perché magari sei giovane, non c'hai comorbidità importanti, ricordati, lui sa, i medici sanno che l'unica via di cui oggi disponiamo è trovare il donatore di cellule staminali allogeniche.